Direttore generale Pedranzini, ufficiale della Repubblica, quale emozione per questo conferimento? Io ne sono veramente orgoglioso, anche perché nella circostanza odierna ho potuto apprezzare il ruolo dell'istituzione. E ruolo dell'istituzione che ha presentato alla nostra comunità tanti valori che sono espressi dalle persone che sono state insignite. Quest'oggi mi trovate un po' emozionata nel ricordo di mio marito, perché oggi sarebbe veramente orgoglioso di questa onorificenza, senz'altro. Io rappresento l'ANIOC, l'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, e noi insigniti dovremmo trasmettere i valori alla cittadinanza. Beh, direi che è un'emozione grande, anche inaspettata, nel senso che forse anche immeritata, ecco, sopra i miei meriti. Però ringrazio Sua Eccellenza il Signor Prefetto, che ha voluto appunto insignirmi di questa onorificenza e che spero di portare con onore anche nei prossimi anni, insomma, impegnandomi nel sociale comunque anche da pensionata. Lo devo dedicare però alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato, perché in casa non ci sono mai, e soprattutto in questi ultimi anni, e naturalmente a tutti i volontari, i dipendenti, il consiglio direttivo della Croce Rossa, che sono le persone che mi permettono di fare quello che faccio, di continuare in questo servizio prezioso per la popolazione. È un piacere, perché ci teniamo il nostro territorio, ci teniamo i giovani, ci impegniamo, io e tante altre persone, nel promuovere attività che servono a uno sviluppo umano e di valore per i giovani e il territorio. È una grande soddisfazione.